L'abbiamo fatto in Portogallo, Giappone, America, Londra, Parigi. Ma che voce ha? Italia. E oggi andiamo a provare il McDonald's svizzero. Anche perché ho visto il menù svizzero ed è uno dei più diversi da quello italiano. Come mai? Siamo arrivati a Lugano in Svizzera. E lo sapete che questo McDonald's, oltre che l'ho già provato in altri video, cioè non ho mai fatto il menù completo, ma è leggermente diverso da quelli che abbiamo già visto. Cioè il modus operandi del McDonald's è un po' diverso. Dovete sapere che in Italia abbiamo un controllo sull'OGM e sulla qualità dei prodotti altissimo. Eh sì, questo. Bravo Giovanni che dici queste cose, veri? Ecco, nonostante il giubbottino da college americano cringe, questa cosa è proprio bella da dire. Non è così in Portogallo, a Parigi, Londra, in America. Ma in Svizzera hanno dei controlli che probabilmente sono ancora più restrittivi che in Italia. Quindi ho un ricordo. Che poi stare a fare capace costa 4.600 euro. Però va bene, uguale. Vivo nella mente del sapore della carne del McDonald's in Svizzera, che era più buona di quella che mangiamo in Italia. E adesso lo andiamo a provare. Che sai che stai facendo? Stai fa riderissimo, vai. Che è? Oddio, 6 metri. Sciavola. Che mi sto col... Ah no, è il suo manager, mi pare, l'ho conosciuto. Un grande, alto quanto me in realtà. Collegando al wifi? No, perché allora ti stai collegando al wifi del casino di Lugano. Del casino di Lugano. Il detective manager, sì. Ovviamente quando vai in Svizzera non hai internet. Cioè non hai, prende niente. Non prende niente. Ma dici perché ti stai collegando al wifi del casino? Mi sto collegando al wifi del casino di Lugano perché? Perché la verità è che devo trovare la mail di NordVPN. No. Di Lugano c'è il McDonald's proprio qua davanti e vi lancio una sfida: se questo video fa 20.000 like in una settimana prendo un volo e vado a mangiare un altro McDonald's in giro per l'Europa. Dove spoiler, lo farà uguale grazie a ma però mettiamogli il like, partecipiamo a questa cosa. E c'è già 10.000, voglia tu. Oh mio Dio, la gente. Allora vediamo il menù. Mica, ma sembra Vitto. Madonna, i video di Giovanni. Giovanni, devi fare qualcosa per il flickering, perché tutte le volte che inquadri uno schermo una luce un po' più strana, cioè il video di umano fa così. Cerchiamo di risolvere questa cosa, dai che ce la facciamo. Grazie a Ringhio e Helios 13 per l'abbonamento. Sono memoria quello italiano. Oh, Royal Crispy Onions e Bacon. Questo lo prendiamo. Allora partiamo con i panini al manzo. A parte che cazzo mi frega, lui è miliardario, vabbè. Oddio, Big Tasty. Bellino il logo del Big Tasty nuovo. Sembra tipo io non mi botto, vi ricordate? Il Mac ce l'abbiamo noi, sì. Guarda quanto è grosso. No, mi sa questo. No, il Double Big Mac non credo averlo mai visto. Assurdo. Assurda ciccionata questa qui. Non abbiamo il Double Big Mac. Non abbiamo il Double Big Mac. Lo vendiamo il Double Big Mac. No, vabbè, ma saprà di Big Mac, no? Che senso ha? Il Royal non ce l'abbiamo sicuro. Cos'è? Double Cheeseburger Royal Bacon. Questo, ragazzi, lo proverei subito, cazzo. Royal Bacon, ma magari è tipo il nostro Gran Crispy, non lo so. Beh, adesso andiamo. Molto basic questo. Big Tasty. Ci hanno fatto togliere ovviamente la fotocamera. Big Tasty Single Bacon. Oddio, aspetta, no, aspetta. Big Tasty Double Bacon. Col manzo abbiamo preso, ci sono i piccoli burger. Oh, c'è poco manzo però. Chicken paprika subito. Chicken paprika? Questi? Ce abbiamo questi noi? Noi abbiamo il My Selection. Mai visti. Proviamo... Crispy Chicken Bacon con la mostarda, Spicy McChicken subito. Ma qui ci sono pollo, ragazzi. Ma quante cazzo di robe piglia? C'è scritto spicy. Se caghiamo addosso. Io ovviamente porto tanto sempre... Oro Jeffer. Ho portato Marco come rinforzo del mangiare. È chiaro, ovviamente. Snack e fries. Abbiamo messo i classici. Tu hai le nuggets? Sì, prima. Cioè, incluse in più le nuggets? Da 9? Sì, per un salsa? Queste non ci sono in Italia, le salse. Ah, Sweet and Sour, sì. E la Hot Devil... E Sweet... Sì, no, c'è. Ah, tra l'altro, ragazzi, voglio darvi un suggerimento. Allora, ho scoperto una cosa, ragazzi. L'altro... No, ma l'ho già detto, lasciate sta. Tanto piccante. La prendiamo. Ma questo? Questo lo prendiamo. Abbiamo messo tutti i panini. Abbiamo messo tutto già? Ah, il McFry Toblerone lo prendiamo dopo, ridiamo dopo. Ok, adesso non ce la sento. L'avevo detto dell'Old Wild West, eh? Della salsa, sì, bravo detto, dai. Mi ricordo. Ho scoperto una cosa. Allora, ho scoperto l'altro giorno all'Old Wild West, sapete che non si può comprare la salsa del Crispy McBacon contenuta all'interno del panino, è vietatissimo.
devi avere dei contatti all'interno, fatela passare di sgamo. Però ho scoperto una cosa, sono andato all'Old Wild West e lì hanno la salsa Old Wild West, quella brandizzata loro, l'ho assaggiata ed è molto, 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 molto simile a quella del Crispy. Quasi uguale, attenzione. E lì si può comprare. Si può comprare, quindi provatela, è molto buona. Pagare e mangiare. Ti ricordi in Giappone quanto abbiamo pagato con molta più roba? Sì. Tipo 20 euro. 24 euro. No, non era DV. Magari, magari, datemi i soldi, dai. Oh, 10 articoli 70 euro. Mamma mia. Ci hanno portato quasi tutto, credo. Posso specificare una cosa che non mi è mai successa? Io in 28 anni di vita e 5 anni di canale, è la prima volta che mi offrono il McDonald's. E ora vi faccio una domanda. Guarda, no? guarda, promo. Nei video degli ultimi 2 anni che avete visto di Giovanni. Come che offrono il McDonald's? Cioè, il padrone del McDonald's ha deciso per la presenza di Fois di regalare? No, nell'ultimo anno io non ci sono mai stato. Ora, sarà una casualità che rientro in un video che ci offrono il McDonald's. Qualcosa. Minchia! Beh, questo è veramente particolare, anche perché credevo che ci fossero delle regole a monte. Cioè, non pensavo che il ristorante singolo potesse decidere una roba del genere interessante. Vabbè, comunque iniziamo. Buon appetito, si dice in queste case. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Cosa più importante? Partiamo dal McFlurry al perché? Al Toblerone. Al Trombelone. Al Toblerone? Questa è una figata! Il trembolone, McFlurry e il Toblerone perché va mangiato prima, perché prima il dolce e poi il salato. Sempre. No, allora, il Toblerone è questo qua, questo dolce svizzero. Boia, guarda lì quanto fila ed è buono. Mio Dio. Sembra molto porco. C'è un problema però, è molto cioccolatoso, buonissimo. Però io non mangio McFlurry da 6 anni tipo. Ti ricordiamo che tu sei intollerante alla lattosio. Sì, sì, questo è fatto apposta perché... Come intollerante? Quindi lui si sacrifica per noi cacandosi addosso e sporcando felpa di merdone. Cagarmi addosso in macchina dopo. È buono, però sì, onestamente sa troppo di cioccolato. Troppo? Sono le mie nugget, erano tanto buone. Salsa al curry, un'altra salsa al curry e la salsa hot devil. Ce l'abbiamo questa in Italia? No, ce quella però era mi sa in Giappone c'era. Cioè, guarda, è un inferno questa cosa. Non c'è nuggets. No, il capo. Big Bang Chicken. Cos'è? Che figata, Big Bang Chicken. Ah, è quello con la paprika. No. Minchia, ragazzi. Cioè, c'è un aspetto un po' bruttino, un po' buttato lì questi panozzi. Sì. Bellissimo, ragazzi. Qui nessuno è stato tirchio con la salsa. Vai. Oh. Il bimbo mi sa che sta cercando di capire se è una live di Blur o meno. Io una cosa da questa serie l'ho capita, che i panini col pollo sono sempre più buoni. È buonissimo. Non so se tu sei allergico a qualsiasi cosa. Da un morsino. Ok, abbiamo capito che Marco doveva aiutarci a mangiare, non ci aiuterà. Ah buono, è mi buono. Ricorda le nugget con la salsa paprika, quindi è per forza buono. Esatto, e il formaggio, e il pane. Teresa, ma che morso è quello però? Dai, più sostanzioso, cazzo, mordilo quel pisellone. Comunque... io lo proverei questo, anche se non apprezzo molto il panino o la cotoletta, però sì. Sai un'altra cosa che non sai? Sai la cosa interessante? Che se tu in questo momento vai sul link in descrizione, c'è la promo di Natale di NordVPN. E scommetto che la... Il link che trovate. E non... Sempre tutto diverso. Oh, c'è solo poca salsa spicy. Ok, molto plain. Un po' più classico. Molto plain! Non è spicy. Non è spicy? Fammi sentire. Dopo il Messico, testiamo. Ora, non è vero, è piccantissimo. Ma l'ho fatto solamente per farglielo mangiare anche a Marco. È piccante, eh. Ora arriva, piano piano. Ragazzi, vi svelo questa cosa qui. Siccome io Giovanni lo conosco bene, ho girato il panino apposta e ho preso l'unico punto dove di salsa praticamente... Jojo, anche qua? Che tecnica! Sembra... Non ce n'era. Quindi per me è stato come mangiare un panino normalissimo. Una maionese è una maionese piacevolmente piccante. Per alcuni potrebbe essere troppo, ma dato che io sono stronzo, lo prendo e lo metto nella salsa Devil, che non fa mai male. Madonna. Borda, quindi piccante su piccante, sperimentazione. Madonna, tu sei matto. No, grazie. Sto bene, stavo bene prima, vorrei stare bene anche dopo. La maionese piccante è molto più buona. Questa non mi piace. È molto piccante, ma non è quel piccante che piace a me. Non so, questa è molto più buona. Se non sbaglio, in questo momento in Italia non c'è il Big Tasty Bacon. C'è questo. La faccia di Marco asciugata. Che morso, cioè a me sembra un morso normalissimo, solo un po' più abbondante. Ne do di peggio io. Voice. Il morso da Voice è questo. Sì, un morso forse un pochino più sostenuto, ma vabbè.
applicazione. Cioè, già lo sei. Andiamo. Vabbè, devo dire anche Marco con il suo morso non ha. Non so far raccontare. Sì, ma sti panini come so? Perché ci siamo esposti un po' poco. È buono. Però è buono. Nel complesso, cioè. Sì. Nei sapori. Cazzo, è vincente. È buono. Peccato la carne. Però darò un altro morso per provare. Ok, questo è molto buono. A me piaceva più la verità. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Quello con la paprika. Davvero? Mi è piaciuto un botto. Ma proprio perché... il Big Testi. Ma questo mi piace, cioè, è bello. Comunque, ti avevo detto... Ma di che... Cioè, ma di che regione è la ragazza? Che non riesco a capire l'accento, perché a volte sembra toscana. Il Big Testi non c'era cipolla? Invece c'era. C'era? E cos'è, tipo il colorante? Abbiamo medicinali, cose varie, quindi sopravvivere. Sarda, Napoli, Molise, Calabria. Double Royal Bacon. No. Ecco, questo è quello che mi incuriosisce di più. Così quando vado a trovare Edo me lo piglio. Questo t'ammazza, c'è un botto di cipolla. Quanto? Cipolla, senape, cheddar, bacon. No, però c'è il cetriolozzo di Dio che mi fa schifo. Frot 3 sottolineature WR ha donato 100 pippoli. Dario li sento, sento i tamburi Dario. Cosa sta succedendo? Sono in una galleria, come faccio ad uscirne? Cetriolo e carne. Ma è bello il bacon. Me lo devo ricordare così lo tolgo quando lo prenderò. Poi incrociato. La cosa è che, vedi, la carne qui al McDonald's svizzero è molto più spessa. Però essendo asciutta non è che è un pregio gigantesco. Uguale a ogni panino che abbiamo mangiato in America. Tutti no. Comunque non ho ancora provato la salsa al curry. Dettaglio. Un po' bagnatina, ma buono. L'ultimo. È l'ultimo. Comunque, in confronto al Giappone, c'è meno roba. Diversa dall'Italia. Sì, ma ormai è diventato, cioè, un video, come si chiamano, i mukbang, cioè, dice pochissimo sui cibi. Dai, di più, salsa curry, un po' un'acquatina ma buona. Dai, avvolgimi con le tue descrizioni, mannaggia la madre. Conto all'Inghilterra e al Giappone. Questo format serve a girare tutti i McDonald's del mondo. Siamo solo all'inizio. Come ho detto, a 20.000 like, andiamo nel prossimo. Borda. Che scegliete voi qua sotto nei commenti. Questo come si chiama? Questo è tipo uno speciale. Sì, era tipo uno di quelli che, non so, in Italia penso siano i My Selection quasi. Per noi abbiamo la selection. Ah, col pollo. Pollo bacon. Ah, pollo bacon. Ganzo questo. Almeno un pochino diverso. Questa è una cotoletta tutta crisposa di pollo, va? Senape al miele. Formaggio. Era quello che avevo scelto io. Vai, parto io. Sembra una tartaruga comunque. Sì, è vero. Non l'abbiamo ripreso, vero? Non abbiamo la copertura. Allora, è buono. Ma sì, l'avete ripreso? Come no? Senape non piace, ragazzi. Grazie a Santo Ronzo di Lecce. È vero, a me piace un botto. Quindi il miele sono troppo. Non è il mio. Però è buono. Cioè, non posso dire che è molto croccante il pollo. Cioè, questo è venuto bene. Un'altra goccia di pollo. Che c'era la cipolla qua. Noi, girando di McDonald's, abbiamo notato che, tipo anche in Portogallo, c'è il McChicken, quel pollo lì. E poi c'è, diciamo, il My Selection. Che hanno questo pollo con una panatura molto più spessa. Cioè, guarda quanto è croccante e spessa la panatura. Croccante non troppo, però... Tipo tender. Hai già cambiato idea. No, però in bocca è croccante. No, è croccante, te l'ho detto, è molto croccante. Al tatto non sembra, però guarda, guarda. Bello spesso, il pollo del McDonald's, secondo me è meglio del manzo del McDonald's. Sì, ma non si paragona. Ma io ero uno di quelli che diceva che era sempre manzo, però girandoli tutti, devo dire che quelli col pollo hanno sempre una marcia in più. Per me questo ha vinto. Io sarò sincero, nella sua semplicità il più buono rimane quello con pollo e salsa paprika. Bravo Marco, batti 5. Nella sua semplicità per me è il numero 1. Io ho ancora fame. Raga, mi tocca interrompere un attimo il video. Allora, siamo rimasti che ero a Lugano, no, al McDonald's. Ho messo la storia in cui era il McDonald's di Lugano e ho chiesto com'era. E che è successo? Colpo di scena? Ho posto due tipologie di persone. O chi vive in Svizzera, lavora in Svizzera e va al McDonald's svizzero sempre, oppure chi è italiano e fa il pendolare lavorando in Svizzera. E hanno avuto due opinioni contrastanti. Chi vive in Svizzera dice che è il miglior McDonald's al mondo perché qualità della carne, e i sapori, tutto quanto è meglio al McDonald's in Svizzera. Mentre chi fa il pendolare si è incazzato che i prezzi del McDonald's in Svizzera sono troppo costosi. E per carità, io vi dico la mia, è vero, cioè sono proprio costosi. Secondo me il McDonald's in Svizzera è tra i due, tre McDonald's al mondo più costosi. Devo tornare a Picchia. Dubai per vedere quanto costa quello. A Dubai no, basta! Ovviamente non me lo ricordo. Ma mi ricordo che anche a Pechino in Cina dovrebbe costare tanto. Ma comunque ci andremo prima o poi. Comunque io mi ricordavo che il McDonald's della carne in Svizzera fosse più buona, più succosa. Effettivamente è grande, ma magari oggi me la so beccata un po' asciutta. Potrebbe essere, per carità. Beh, ma il McDonald's, cioè, Giovanni...
Cioè, al McDonald's non ci si va per mangiare, ci si va perché hai voglia di Mac, punto. Cioè, quindi ora vabbè, è succosa, secondo me semplicemente è sempre stato così e basta, però magari hanno abbassato per risparmiare, chi ne sa. Però, detta mia, do ragione ai pendolari, che è una carne asciutta, costa tanto, solo per essere un po' più spessa, ma fin fine non te dà... Poi ovviamente i prezzi sono basati sul reddito che c'hanno in Svizzera, che è molto più alto del nostro, si guadagna bene. Te lo fanno pagare, costa molto di più. Quel bel sapore de ciccia, capito? De manzo. Invece sul pollo, McDonald's svizzero ha vinto. Questa è la mia sincera opinione. Probabilmente tra i polli fritti più buoni che ho mai mangiato in vita mia, al McDonald's. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube. È Giubbin TV.